Make up un po' particolare. Questo perché lo smokey eyes credo sia il trucco più richiesto in assoluto, o quantomeno il trucco che ognuna di noi vuole fare nelle occasioni un po' particolari. Era da molto che non lo facevo, forse sono passati 4 anni circa di quel video tutorial di questo trucco, ed effettivamente sono cambiate un po' di cose, anche se la base è sempre la stessa. Inizio col dirvi che lo smokey eyes è un trucco che sta bene un po' a tutte, e non è vero che non sta bene a chi ha una palpebra cadente, anzi l'opposto. Questa tipologia di trucco, magari con colori un po' più chiari, insomma, stiamo parlando sempre di marroni, però marroni abbastanza scuri, è un trucco correttivo per una palpebra, diciamo, infossata, perché per effetto ottico andiamo a rialzare la palpebra fissa. Non è un trucco che però sta bene a chi ha l'occhio molto piccolo, perché va a rimpicciolire, ma è un trucco che sta benissimo a chi ha l'occhio sporgente, grande. Insomma, si adatta a tantissimi tipi di occhi, e non venite a dirmi che mi sta bene solo perché ho gli occhi chiari. Assolutamente, sta bene anche a chi ha gli occhi nocciola, basta utilizzare anche colori che vanno a contrasto col nocciola. Quindi provate a fare questa stessa tipologia di trucco, ma con un blu, con un prugna, con un viola scuro, perché all'interno di questi colori, essendoci il blu, mettono in evidenza il colore nocciola dell'occhio. Ci sono dei piccoli accorgimenti, ma li vedrete nel video. Per quanto riguarda la base del viso, vi rimando al video sul contouring, perché ho fatto una base strutturata viso molto marcata. Spero che questo tutorial vi piaccia, che vi sia utile. Fatemi sapere che cosa ne pensate con un commentino qui sotto. Spolliciate se vi è piaciuto, spolliciate così se non vi è piaciuto, però magari ditemi perché non vi è piaciuto. Un bacione e alla prossima, ciao! Inizio applicando un primer occhi che allunga la durata del make-up. Applico una matita nera morbida e con un pennellino piatto la sfumo portandola verso l'alto e verso l'esterno. Con un pennellino da sfumatura sfumo ulteriormente i bordi. Con la stessa matita bordo la rima inferiore dell'occhio e sfumo nuovamente. Applico all'interno della rima una matita nera a lunga tenuta. Adesso passo al fissaggio della matita con un ombretto nero super intenso, non eccessivamente polveroso, e lo faccio con un pennello piatto a setole naturali. Con un mix di due marroni caldi opachi creo gradualità, ma nello stesso tempo anche tridimensionalità al tutto il make-up. Ed adesso, con un pennellino da sfumatura pulito, diffondo il colore sfumando e risfumando. Con un pennello applico e con l'altro pulito sfumo. Faccio la stessa cosa con un pennellino a penna sotto la rima inferiore. Applico questo bellissimo illuminante madreperlato molto delicato sotto l'arcata sopraccigliare, ma anche un po' sul dotto lacrimale. Applico un po' di eyeliner in penna tra le ciglia nella parte iniziale per dare più definizione. Applico delle ciglia finte abbastanza lunghe perché con lo smokey eyes le ciglia tendono ad annullarsi, ad occhio aperto ovviamente. E do un velo di mascara volumizzante sia sulle ciglia superiori che su quelle inferiori. Ridefinisco le mie sopracciglia con una matita specifica. Ricostruisco il mio labbro con una matita color carne non troppo chiara e riempio la parte centrale con essa. Applico un rossetto color carne molto luminoso. E niente, spero che questo tutorial vi sia stato d'aiuto, e se vi va di riprodurlo non dimenticate di farlo con una foto e con l'hashtag SimonaNappiMoi. Un bacione e alla prossima!